Sì, da qualche anno sto lavorando a racconti ispirati alle vite dei vasari. Quindi non hanno naturalmente le vite dei vasari, non sono un testo fantastico, io preferisco fantastico a fantasy, anche se è giustissimo l'elemento fantasy. La cosa, io non sono uno storico dell'arte, nacque così, io non ricordo perché cominciai a leggere alcune, per esempio la vita di Filippo Lippi, e disse: ma questa è veramente una vita, sembra un romanzo, come si suol dire, no? Si deve aver inventato parecchio. Avendo io diversi amici, per l'appunto storici dell'arte, soprattutto uno che è il mio faro come consulente, Andrea Di Lorenzo, del Poltiffezzone di Milano, dice: ma certo, questa vita di Filippo Lippi sarà inventata, cioè, il rapimento di pirati, eh. No, no, dici quel Vasari a volte inventi, questo per me è molto interessante, il rapporto tra invenzione e studio. Però dici, in questo caso, no, un sacco di dettagli di cui chiedevo, dici, no, no, questo a quanto pare è vero. E quindi ero molto affascinato e cominciai solo a pensarci, perché appunto io scrivevo storie fantastiche, quindi no, ero lontano, mi sembrava che serva. Però poi ho continuato a pensare, insomma, a leggerlo. E vedevo che in quasi ogni storia mi sembrava di vedere che ci fosse un sentimento dominante, o almeno è quello che io poi ho cercato di fare scrivendo dei racconti ispirati a. Per Filippo Lippi, una cosa che mi piaceva è che mi ha fatto veramente di tutti i colori e veniva sempre perdonato. E quindi dicevo: ma quest'uomo doveva avere una capacità di farsi perdonare straordinaria, no? Poi alla fine no, perché una volta viene ucciso, perché è sempre la volta che ti va male. Però per lunghi anni, le donne, il Papa, i medici, facevano di tutto, io dicevo: no, no, bene, bravo, vai avanti così. Quindi doveva avere un talento specifico. E quindi ho iniziato a scrivere questi racconti, che appunto sono, si basano sull'altra cosa semplice, ma per me interessante, che prima tutti leggevano Vasari, tutte le persone colte, no? Fondamento. Ora in realtà non lo legge quasi nessuno, perché l'italiano è molto, è un italiano difficile. E i miei testi non sono delle parafrasi, poi magari se ne parlerà, si ispirano, cioè nascono da uno studio del testo del Vasari, e che a volte lo seguo da vicino, altre volte invece invento. Magari spero in modo plausibile. Comunque, oggi siamo stati, io credo, veramente fortunati, perché sia l'attore che le nostre musiciste si sono prestati a venire la mattina. Qui, tra l'altro, è il compleanno di Giulia Fedeli, vorrei. E quindi, insomma, io dirò qualcosa, ma leggeranno loro dei. Non leggeranno, faranno dei pezzi di spettacolo. Dico di spettacolo perché l'anno scorso a Firenze, a Casa Vasari, sono state le letture con Giovanni Brunetti, nella casa di Vasari, Firenze, un ambiente veramente affascinante, poco visto, anzi, di esordio andare. E quest'anno invece abbiamo in corso, sono in corso, è diventato uno spettacolo, ecco, dico una lettura perché c'è anche la musica. Arrangiata, scelta da due fenomenali musiciste. E quindi direi, facciamo Arezzo, quindi venite, mi raccomando, abbiamo fatto la prima puntata, ma ce ne sono ancora due, il 28 e il 3, 28 settembre. E quindi ora avremo lì degli assaggi. Le vite di Giorgio Vasari raccontano un fiume di esistenze memorabili che sono alla base della nostra civiltà.
però sono scritte in un italiano oggi illeggibile e infatti non letto, per cui il fiume si inabissa. Enzo Fileno Carabba ha scritto dei racconti tratti dalle vite vasariane, li ha scritti nella nostra lingua e ha inventato rispettosamente nuovi episodi che germogliano in modo plausibile, questa sarebbe la sua idea, da quelli vecchi come foglie da un ramo. Ha chiamato questo modo di procedere archeologia narrativa. Infatti, come l'archeologo, trovando una scodella rotta, deduce una serie di cose sulla vita della comunità di cui si occupa, lui, da un accenno presente in Vasari, ha visto episodi rimasti nell'ombra. Ogni vita indaga uno stato d'animo o uno stato di grazia. Si tratta di vite passate, ma sentimenti presenti, quasi che i singoli esseri umani fossero solo dei portatori che permettono ai sentimenti di vivere e riprodursi. Filippo Lippi e la capacità di amare e farsi perdonare. Botticelli e la suavità mentale. E così via. Per ogni artista un sentimento dominante. Questi racconti tratti da, per essere verosimili, nascono anche dallo studio e il confronto con lo storico dell'arte Andrea Di Lorenzo. In ogni racconto sono contenuti elementi di invenzione. Infatti non è un testo di storia dell'arte che Enzo ha voluto creare, ma un'opera narrativa che intrattiene una peculiare relazione con la storia dell'arte come fonte di vissuto e sentimento. Facciamo un esempio di un elemento che ha quasi inventato. Giotto e Cimabue si è immaginato che fossero appassionati di pesca. Questo nelle fonti non c'è, ma tale passione comune è credibile e spiegherebbe alcuni aneddoti famosi altrimenti poco convincenti. In generale, Enzo Fileno Carabba crede nella reincarnazione dei testi e ha cercato di scrivere racconti che amplificassero qualcosa che già era presente nell'originale, detto o non detto, visibile o invisibile, comunque operante in qualche zona del racconto vasariano. Buffalmacco fece sul serio tutti quegli scherzi. Filippo Lippi ha davvero vissuto tutte le avventure di cui lo immaginiamo protagonista? Chi lo sa? Lui no. Ma la leggenda è importante almeno quanto la storia. Del resto Vasari è uno storico e anche un creatore di leggende, combinazione affascinante. Rivivendo le vite, riemergono esistenze a volte stupefacenti, spesso avventurose, sempre appassionanti, che ormai pochi conoscono. Ma le tracce visibili di queste esistenze sono tutte attorno a noi e sono dunque una preziosa risorsa per la nostra gioia quotidiana. È come uscire di casa, camminare in una via che percorri sempre, aprire una porticina e scoprire che ti conduce in un luogo meraviglioso. In questo caso parliamo di centinaia di porticine che possono allietare la nostra vita, se solo si varca la soglia. Thank you.
durante le grandi notti invernali, Andrea lo svegliava per farlo lavorare. Buon amico non condivideva questa smania produttiva, credeva invece nel valore artistico del riposo. Ma come poteva agevolare il rinsavimento del maestro? Dire le cose direttamente è spesso controproducente. In una volta spazzata male, trovo 30 scarafaggi magnifici e sopra ognuno di questi campioni appiccicò una piccola candela. Un lavoro di precisione e delicatezza. Per fortuna Andrea gli aveva insegnato anche l'arte del mosaico. Quella notte, giunta l'ora in cui il maestro si svegliava, buon amico accese le candele e fece entrare gli scarafaggi uno per uno nella stanza di Andrea. Vedendo quella processione di lumi che si muovevano, il vecchio, terrorizzato, si infilò tutto sotto le coperte. Sentiva un mormorio maligno che era solo nella sua testa. Ogni volta che sbirciava fuori vedeva il terrificante mosaico vivente che si agitava attorno a lui, per cui smise di sbirciare e tremò fino al mattino. Buon amico il giorno dopo chiese perché mai non l'aveva chiamato per lavorare. Lavorare? Sono stato assalito da più di 1000 demoni. Buon amico ci pensò su e disse che la cosa aveva un senso. Noi pittori facciamo sempre i demoni bruttissimi. Voleva dire che il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. E invece curiamo l'aspetto di santi e sante. I demoni si vogliono vendicare perché sono convinti di essere belli, ma dato che il loro potere è grande soprattutto la notte, basterà lavorare di giorno. E così in città si sparse la voce che è meglio dipingere di giorno. Pensarono, questo deve essere
calzonaccio di seconda scelta può pestare i colori. Guardalo là, non può essere il famoso Buffalmacco. Allora andarono a dire a chi di dovere che loro volevano il maestro, non quel povero disgraziato. Buffalmacco mise un tavolo sopra l'altro, sopra ancora sistemò una brocca, fece sporgere un pennello dalla brocca e, coprendo il tutto con un mantello, creò una specie di scultura turista che simulava un pittore al lavoro. Le monache, vedendolo di lontano, non potevano avvicinarsi. Pensavano fosse l'infaticabile vero maestro al lavoro. Dopo 15 giorni però si dissero che era troppo infaticabile. Andarono vicino e scoprirono la verità. Fu così che Buffalmacco, i cui scherzi erano sempre istruttivi, e questo è forse il punto filosofico della questione, insegnò loro la differenza tra un pittore e una brocca e riprese il lavoro. Le monache alla fine rimasero molto soddisfatte perché Buffalmacco, quando ci si metteva, il che accadeva raramente, non era inferiore a nessun pittore dell'epoca. Aveva una scimmia, un Bertuccione, dice Vasari. Alcune parole che usa Vasari sono irresistibili ed è bello usarle anche se un po' desuete. Questo Bertuccione, mentre Buffalmacco lavorava, non gli toglieva mai gli occhi di dosso, era interessatissimo a tutto quello che faceva. Un sabato sera Buffalmacco interruppe l'opera e la domenica mattina il Bertuccione si arrampicò sull'impalcatura. Era gravato da un gran rullo di legno che il vescovo gli aveva fatto legare alla caviglia per limitare i movimenti, ma spinto dalla sua passione pittorica riuscì nell'impresa considerevole di raggiungere il posto di lavoro di Buffalmacco. Avrebbe potuto essere soddisfatto della potenza atletica, ma pensava solo all'arte. Imitando secondo lui tutto quello che aveva visto fare a Buffalmacco, preparò i colori e ridipinse tutto. Se qualcuno fosse stato lì a filmare la scena, lunedì mattina Buffalmacco scoprì il disastro. La pittura astratta scimmiesca non era stata ancora inventata e pensò fosse stato un aretino invidioso. Allora il vescovo gli concesse delle guardie armate con dei falcioni per fare a pezzi il deturpatore se fosse tornato. Si appostarono e il deturpatore tornò. Quando il vescovo e Buffalmacco smisero di ridere, sistemarono il Bertuccione in una gabbia accanto a dove Buffalmacco lavorava. E il Bertuccione faceva certi giochi con il muso, con il corpo e con le mani, perché avrebbe voluto essere lui a dipingere. Resta il fatto che il più burlevole degli uomini fu burlato da una scimmia. Buffalmacco fu un uomo attento agli altri, dolce nell'amicizia, onorando il nome che gli avevano dato. Aiutò il suo amico Bruno Di Giovanni che aveva lacune nel disegno. Erano tutti e due persone molto piacevoli, come si capisce leggendo le loro avventure in compagnia di Calandrino nel Decamerone di Boccaccio. Bruno, a Pisa, si lamentò con Buffalmacco perché non riusciva a rendere espressive certe figure. Allora Buffalmacco gli suggerì di far uscire alcune parole dalla bocca dei personaggi.
pure. La cosa piacque molto a Bruno, anche se Ufalmacco lo aveva detto per scherzo. Piacque anche agli uomini sciocchi di quei tempi. Nel camposanto di Pisa, Ufalmacco dipinse molte storie, a quanto pare non solo quelle che dice Vasari. Nel trionfo della morte, i vecchi saggi, gli amatoreti, i santi, sono deformati, grotteschi, ridicoli, inaffidabili, gente che non ispira l'imitazione. Chi vorrebbe essere come loro? Al contrario, i gaudenti, belli, grassi, sono figure positive, dice Luciano Pennosi. Anche questo fu uno scherzo istruttivo. Neanche il microfono, perché... No.
io non sono capace, va bene? Però cercherò di parlare almeno, se no parliamo in due in coro. Come quanto suoniamo? Devo dire, grazie Enzo, però abbiamo trovato terreno fertile. Chiaramente non è stato il primo amore per noi aver conosciuto Enzo. Io lo conobbi da una critica di un settimanale e me ne innamorai, semplicemente leggendo per parole questo è il primo libro. E poi l'ho incontrato fisico e abitavamo a forse 10 minuti di strada l'uno dall'altro nella campagna di Firenze. E da lì è nato un primo spettacolo di cui ora non si lamentava il libro, perché io ho trovato un libro geniale di Enzo, che è con un po' di zucchero. Io ho trovato un libro assolutamente geniale, sono passati degli anni da quando uscì e lo incontrai. E non volevo dire, Enzo, io ho letto il libro, no? Stavamo facendo delle altre cose con altri scrittori, però gli dissi: quelle due zie, che erano i personaggi principali, devono avere la loro musica. E da lì è nata un po' una strada da percorrere insieme, Giulia e Camilla, e poi è arrivato a questo punto, sono arrivati gli altri racconti, ed è partito da lui la cosa, perché avevamo già fatto il terreno fertile, che sono delle... Io trovo... Non è stato difficile trovare la musica. C'è stato un po' di riflessione, nel senso, come una penna contemporanea, elegante, leggera, come quella di Enzo, si era intrecciata con la dirigente di Vasari, comunque con la Vitri. Chiaramente Pensato non aveva scelto a caso me e Giulia per introdurci nelle vite vasariane. Allora ci voleva logicamente una contemporaneità che andasse in parallelo con la sua penna e invece un calarsi dentro l'epoca, tutte quelle le musiche che ho fatto con il sassofono contralto, che abbiamo fatto cambiando formazione, quelle sono musiche che abbiamo arrangiato io e Giulia dell'epoca vasariana. Non abbiamo preso l'epoca di ogni personaggio, ma l'epoca vasariana, quindi c'è Pretorius, c'è De Castoldi, sono tutte... la cosa più affascinante è quando scrivono, abbiamo fatto la ricerca, abbiamo preso questi libri all'estero, sono storie, per ogni sorta di strumento. Allora ci siamo noi. Cioè, lui non esisteva, chiaramente figlio di metà dell'Ottocento, che è diventato un figlio del Novecento, il sassofono è cresciuto nel Novecento, è nato a metà dell'Ottocento, poi è cresciuto. Allora è nato questo mondo. Quelle musiche contemporanee, che avete sentito ora solo l'ouverture e la chiusura, ogni personaggio ha la sua. Sono state scritte dei noti, e sono molto diverse da quelle che siete abituati a sentire, perché chiaramente il pianoforte e i fiati è uno stato diverso. Abbiamo fatto un arrangiamento per neanche riduzione, proprio le parti del pianoforte e fiato sono molto semplici, sono stilizzate, e abbiamo pensato che dessero una leggerezza contemporanea, non proprio quella che viene da Enzo, però ci abbiamo provato. È un po' la storia della... Devo dire che in tutto questo la voce di Giovanni è una voce contemporanea, questa è una nostra, cioè una cosa proprio nostra, poi ne parlerà più approfonditamente lui delle sue scelte, delle cose, però si sposa bene, ecco, abbiamo trovato un equilibrio e crediamo bello, ecco, almeno per noi è bello. Sì, ora è andata via, ecco, sì. Martine, però volevo dire, tra l'altro mi sono scordato di dire appunto alcune cose importanti a livello organizzativo, che la prima lettura è stata a Firenze, è stata organizzata dal Corriere Fiorentino, e questi racconti io li ho scritti, sono stati pubblicati sul Corriere Fiorentino, vengono pubblicati, perché ne ho scritti molti, il libro da circa 50 libri, e anche gli spettacoli lo spettacolo ad Arezzo viene organizzato dal Corriere Fiorentino e dalla Scuola di Musica di Fiesole. Sì, il campo è la sede, diciamo, semi di Crescenza, però è un posto straordinario per il Palazzo della Fraternita, dove insomma si è sposato questo pomeriggio e abbiamo fatto la prima giovedì. Volevo dire, poi voglio sentire l'opinione, cioè così la testimonianza sul lavoro di Giovanni. Volevo dire una cosa su questa vita che sto avendo. Scusa il microfono. Ah, scusa. Questa. Poi avete sentito la vita di Buffa Marco, bravo, e
Per me ogni vita è stato fare racconti sulle varie vite ogni volta è stata un'esperienza molto diversa e io sono interessato al... Se sentite? Sentite? All'invenzione, al rapporto tra realtà e invenzione, cioè tra studio e invenzione, sia quando faccio io, sia i Vasari, perché molti episodi sono inventati, a volte con malizia, che è molto interessante dal punto di vista narrativo. Ora, per il racconto di oggi, ho scelto uno di quelli in cui ho seguito Vasari più da vicino, perché ci sono vite scritte da Vasari in cui ci sono lunghi elenchi di opere, che a volte sono anche noiosi, e a volte episodi memorabili, fatti rimasti, immortali, anche se uno non sa che sono di Vasari, arrivano a lui da Vasari, che questo è interessante. Però ho pensato, il caso di un farmaco era l'opposto, perché è pieno di aneddoti, di episodi, quindi ho scelto momenti in cui il problema era l'opposto di togliermi, poi non c'era motivo per me di inventare, mentre in altri mi è piaciuto molto inventare. Però, naturalmente, riscrivendolo e ripercorrendolo, invenzione c'è sempre, dobbiamo mettere l'accento più su un'altra, su una cosa invece che su un'altra, se no sarebbe una parafrasi, cosa che potrebbe anche essere legittima. Io per esempio, secondo me una delle opere più belle di Aldo Busi è la riscrittura del Decamerone, che è proprio una parafrasi, ma memorabile, cioè una parafrasi dice, e secondo me è bellissima. Però in questo caso invece non ho fatto così. E quindi volevo fare, poi se c'è tempo, se volete posso fare tantissimi esempi di questo, però sia delle invenzioni sia delle fonti, diciamo così. Però un farmaco, volevo dire una cosa o due, ora vediamo quanto ci mette a dire prima. La prima era questa, che questo tema per me è appassionante, che compare in Vasari, del fatto che farmaco, dice il maestro, no? Mi fa quello scherzetto con gli scarafaggi, con le candele, no? Che sembrano demoni, che questo è basato episodio memorabile, non so quanto realistico, perché non ci posso credere, però memorabile visivamente. E poi devo dire una cosa di questa. Comunque, perché poi viene fuori che sono i demoni la notte, no? E questo era. E quindi non conviene dipingere la notte perché sono i demoni. Nel caso del farmaco, era perché voglio dormire, però c'è questo tema, che è un tema in realtà che ha una lunga storia, no? Già la pittura come comunicazione della realtà da secoli era vista con un sospetto da alcuni. No? E poi sono varie leggende medievali che sicuramente, cioè io penso, confluiscano poi nel racconto di Vasari, in questo l'ho amplificato. C'è una bellissima del XII secolo dove c'è questo diavolo, questo monaco che è un autore inglese, Walter Mann, c'è questo monaco che dipinge il diavolo e il diavolo arriva, che in realtà è Morfeo, che era un dio del sonno, un figlio, però nel frattempo nel medioevo era diventato un demone come succedeva, no? Quindi arriva Morfeo, che però è un diavolo, e gli dice: ma te perché mi fai così brutto? In realtà è interessantissimo, no? Dice: perché mi fai così brutto? Non sono mica così brutto, tu fai sempre belli santi, voi pittori, però fate belli santi, e il diavolo è brutto, noi siamo bellissimi. Questo è un grande tema, si parlava l'altro giorno, no? Con Giovanni, anche Lucifero all'origine è bello, no? Cioè, com'è che ci fate sempre brutti? Devi smettere. E il monaco insiste, se no continuerò con gli incubi, ma il monaco continua. E il Morfeo architetta una bella vendetta, da questo mi allontano un po', però la storia mi piace troppo, quindi ve la racconto. Architetta una vendetta interessante, secondo Morfeo era un Morfeo originale, dio dei sogni, ma era incaricato, perché c'erano vari specialisti, no? Figli del sonno, vari specialisti. C'era chi riproduceva gli animali, nel sogno le persone, chi le cose e chi le persone. Morfeo è specialista nel prendere le sembianze delle persone. E quindi Morfeo ha mantenuto questa.
soldi, insomma, lui lo aiutano. E questo vive nel benessere. Vivendo nel benessere si incomete, aumenta la conoscenza della nave e quindi trova una donna, una vedova che non dovrebbe, o mona. E a quel punto Morfeo fa sì che gli altri monaci lo becchino con questa vedova e quindi viene incatenato, un disastro. A quel punto Morfeo si ripresenta e dice, caro mio, visto? E allora il monaco dice, no, ti dipingerò sempre bellissimo, sempre bellissimo. Allora Morfeo, sempre entrando nei sogni, manipolando gli altri, e addirittura in questo caso della verità appare come un sogno visibile mentre sono svegli, comunque insomma con un solo i trucchi lo fa liberare. Questo trova per dire che anche questo spunto abbastanza piccolo che io un po' amplificato, secondo me ha una fonte reale, cioè reale nell'immaginario, per un esempio. E a proposito di sogni, sarebbe forse interessante che ci parlassi anche del sogno che fa Cimabue. Sì, perché noi abbiamo immaginato che Cimabue abbia fatto un sogno e da quello, no? Sì. Sì, però lo fa. Però ora potresti prima dire qualcosa a te sulla tua come attore del nome. E poi che mi devo ricordare ancora di la cosa di. Io posso dire solo che faccio parte dell'Ora Roma Teatro, un gruppo teatrale diretto da Carlo Romiti che fa capo a Certaldo e siamo, diciamo così, specializzati su Boccaccio, chiaramente, perché essendo nato a Certaldo non poteva essere diversamente. E Enzo ci conosce da tanto tempo perché è amico del nostro regista e quindi ha pensato di chiamare me. E a proposito della recitazione, se recitazione si può chiamare, noi abbiamo questo modo, non so, indipendentemente dal fatto che io ci riesca o no, ci sia riuscito o no, cerchiamo di avere questo modo più naturale possibile per salvare il testo, noi diciamo così, perché quando un testo viene interpretato in maniera decisa, in maniera forte, spesso si apprezza o disprezza l'attore e il testo se ne va, si perde. Il testo passa in secondo piano, invece in questi casi, come nel caso di Boccaccio, l'importante è che il testo sia esaltato, che il testo sia in primo piano, l'attore deve passare in secondo piano, deve fare il servizio del testo, ecco, e quindi questo è il nostro modo di procedere. Chiusa lì per quanto riguarda la mia, diciamo, professione d'attore. E per il resto io sono sempre stato incuriosito, gliel'ho sempre chiesto a Enzo, quali sono le parti inventate, quali sono le parti reali, ecco, questo mi incuriosisce sempre, l'ha già detto e quindi niente. Sì, per me ormai è Vasari, è vero. No, ora sugli esempi di invenzione, in realtà chiaramente sono tantissimi perché ogni vita è un intreccio di cose reali, cioè reali nel senso per esempio di Vasari e di invenzioni, però ora farò qualche esempio tra cui il sogno. Prima volevo dire, per raccontare qualcosa di quel disegno di Elisa Schiavi, io Elisa Schiavi è un artista che io apprezzo molto e conobbi perché illustrò una mia cosa, ed ero molto colpito perché ero, come diceva all'inizio, io sono presentato che io sono un grande appassionato di letteratura fantastica, quindi tutti i miei primi libri sono fantastici, di letteratura fantastica. Poi via via sono stato così, io non me l'aspettavo, però ho cominciato a scrivere anche episodi autobiografici, no? Come di solito uno inizia scrivendo così, invece sono arrivato dopo molto tempo a questa cosa, che per me è stata una cosa veramente esotica, come peraltro anche scrivere Michele Vasari. Cioè, sono veramente delle grandi esperienze a livello personale, al di là dell'esito. E Elisa Schiavi cominciò a illustrare alcuni di questi episodi personali,
quindi anche il trono personale autobiografico, di base autobiografico, come lo scrivendo sempre lo conosco. E dice, ma non è possibile, però non li conoscevo, non ci avevo mai visti. Dice, ma era, illustrava un episodio con mio zio, e quello era mio zio più o meno. Cioè, non è possibile che questa ragazza ha dei poteri paranormali, incredibile, veramente incredibile. E insomma, oltre a questa corrispondenza, ero molto, cioè, mi piace proprio la sua opera, perché è un tocco, diciamo, incantato, secondo me. E il, nel caso delle vite, Elisa si è messa a illustrare senza alcuna, anche il giornale, quello che aveva commissionato, l'editore, che lo uscirà appunto per pochi anni, no, no, proprio così, di suo, e ha volontariamente, diciamo, spontaneamente, senza una ricompensa immediata, speriamo futura, sì, però e ha illustrato tantissimo e quasi sempre, e lo illustrato dove lei non è che parla con me, cioè legge la mia, l'ho scritto e poi mi illustra come vuole, e quasi sempre ha messo a fuoco per appunto l'aspetto inventato con un intuito formidabile, perché magari io non glielo dico, no? Cioè se me lo chiede, sì, ma insomma, non so come lo chiedo, si interessa. E per esempio con Gigi Mabue ha illustrato, per rispondere alla tua domanda, il che faccio? Leggo io quelle righe, le leggi, le leggi te, che sei più, insomma, e sei Vasari. Vai, sono poche righe, ma le trovo, è un attimo. Continua a parlare. Ah, vabbè, se no te le do io, perché come fai a trovare? È difficilissimo. Aspetta, dove è? Senza voi è qui, anche no, troppo piccolo. La pittura a pittura. Sì. No. Comunque, insomma, Cimabue, che allora, la prendo larga e dirò che queste vite portano un po' per voi, sapete, dal 300 al 500 sostanzialmente. Per me sono interessantissime le vite del 300, perché bellissime, perché hanno delle enormi lacune, offrono di molti pittori, in realtà non si sa niente. E nel caso di Cimabue, molte cose si sanno, però il l'hai trovato? Vai, allora l'hai letto. Volete anche accompagnarmi? Aspetta che guardiamo cosa c'è. Lo cerchiamo anche noi allora. Allora parlo di una serie. No, era dico per fare un esempio. Sette? Sei. Allora aspetta che prendo lo strumento giusto. Allora se volete intanto leggo una cosa io. Mentre voi cercate. Ah no, allora. Aspetta, guarda, prendo solo lo strumento e fa. Quando siete pronti? Sì. Vai, allora. Vai. No, Enzo, parla pure, vediamo un pezzettino di strumento. Va bene. Allora, un'altra cosa per me interessante, sarà qualche conoscitore delle vite, qualcuno no, perché è sempre così, però comunque è sempre più raro che una persona abbia letto veramente tutte le vite. E una cosa veramente affascinante, che qui non si può vedere, ma neanche Arezzo, neanche, cioè, ci vorrebbe un ciclo, sono le corrispondenze, l'intreccio di personaggi, che è una cosa veramente memorabile, e anche i temi ricorrenti. Per esempio, io sono stato veramente affascinato dal Bettuccione di Buffalmacco, la scimmia, no? Per l'appunto poi anche a Cerciatrotte. Allora, anche quindi dopo leggerò io un brano su un'altra scimmia. Eppure Cimabue continuava ad essere inquieto. Gli fece
una paura terribile. Da quel sogno in poi, anche le figure dei bizantini, così fisse e pietrificate, lo riempivano di inquietudine. Non è tanto che le trovasse goffe, come dice il Vasari, altro che goffe. Sembravano infallibili e anche implacabili. Gli facevano proprio paura. Per questo si sforzò di dipingere immagini più umane possibile. E io mi chiedo da dove gli arrivò quel sogno che ha cambiato la storia della pittura. E tra l'altro è l'ideatore, perché
perché è lui che mi disse, poi l'ho fatta mia, è lui che mi disse, ah, ma tu fai questo in questi racconti, come l'archeologo da un coccio tu prendi una storia, in effetti è così. E io mi sono perso. Però, però una cosa, al di là dei dettagli, perché la cosa interessante erano gli elementi ricorrenti, gli elementi permanenti, cioè alcuni atteggiamenti, alcuni sentimenti che durano nei secoli, per cui alcuni di questi personaggi sembrano portatori. Per esempio, appunto, il caso di Botticelli, ero molto interessato a farlo, poi tra qualche esperto, che a un certo punto ha avuto un tracollo psichico, no? E siccome nel mio piccolo è successo anche a me, io ho vissuto buona parte della vita in uno stato di incantamento estatico, e poi a un certo punto, insomma, poi le cose non sempre vanno bene, e quindi quando poi sono andate meno bene, tra l'altro sono stato ingannato, mi sono ingannato, questo incantamento non c'era, cioè non c'era, c'era, però non era la vita, insomma, e anche altre cose, e quindi io mi sono sempre, in quasi tutte le vite, ecco, io mi identifico nel sentimento dominante mentre lo scrivo. Poi è chiaro, ci sono anche delle differenze enormi, anche questo è facile, leggere, nel senso che sono epoche diverse, tempi diversi, basti dire che la maggior parte di questi soggetti hanno avuto straordinarie occasioni a 20 anni. Cioè, cosa no? Tipo Ghiberti, Brunelleschi, talenti mostruosi, ma anche un mondo, cioè, sai che abbiamo un pezzettino di giotto? Vai, sì! Un pezzettino di Giotto. Giovanni ha proposto un pezzettino di Giotto o un compagno? Sì, e Giotto sta sempre bene. Giotto, sì. Un pezzettino. Andiamo.
improvvisato, no? Il teatro è anche improvvisazione. È venuta bene. Siamo preparati, ci siamo innamorati. Che faccio? Dico un'ultima cosa se ci sono domande. Cioè, il, sì, questo. La cosa della, della pesca in effetti è un'invenzione. Sì. Però ora qua non si poteva vedere perché è un frammento, però ho trovato numerosi, numerosissimi indizi. E poi c'è il famoso episodio, no? Torno anzi indietro. Vasari per lungo tempo è stato, era la Bibbia, no? Poi invece si è pensato che inventasse tutto, e poi dopo il tempo è ciclico, no? Si scopre che magari invece aveva ragione. Alcuni episodi sembrano proprio, cioè, tipici aneddoti vasariani, no, cioè vasariani che poi vengono dall'antichità, con il tempo della mosca di prima, no? Cioè questo non l'abbiamo letto, ma dico, a un certo punto Giotto disegna la bottega di Cimabù e una mosca, e Cimabù pensa che sia una mosca vera, no? Questo è un aneddoto che ricorre nei secoli, prima di Vasari. E, però in questo caso mi piaceva pensare che tutto portasse verso la pesca alla mosca, ho sentito vari consulenti, anche uno dei massimi esperti della pesca, un uomo che di pesca alla mosca, un uomo nei secoli, che gli amici lo scoprono, il soprannome mi hanno dato la legge, quindi non poteva, diciamo, sbagliare. E l'altro elemento che non diciamo nell'aneddoto è che Cimabù viene descritto tutti come un carattere tremendo. Quindi ho detto, no, sarà stato Giotto a rompere le scatole se ha messo nell'episodio si aveva. In ogni caso questo racconto, volevo dire qualcosa sul rapporto con questi aneddoti, che già il nome è un po', la parola è un po' dispregiativa, aneddoto. Nella maggior parte dei testi di storia dell'arte, quelli più seri, intendo dire, l'aneddoto viene sempre considerato poco, no? Perché non è in testi lunghi, quindi celebrato, storia dell'arte, diciamo, quindi la parte di Vasari romanzesca, la cantona, non mi ricordo la frase, ma sì, questo Vasari, questi spunti romanzeschi. Naturalmente per me gli spunti romanzeschi sono proprio quelli, sono spesso quelli più interessanti. Innanzitutto, ripeto, il fatto che un uomo abbia creato queste leggende, alcune le riprese, insomma, molte le ha create, che poi arrivano fino a noi, insomma, è affascinante. E poi altre volte, secondo me, lui dice, no, questo pittore ha ucciso un altro pittore, poi era un errore. Assicuramente io suggerirei che lui se ne è accorto, però a un certo punto aveva bisogno di un pittore che gli uccide un altro per invidia, perché è comunque un sentimento, non so come definirlo, un sentimento importante nella sua negatività, e quindi cioè, io uso questo. E quindi insomma anche in questi racconti che ho provato a fare, accade questo. Da una parte lo seguo, da vicino, altre volte no, a seconda anche dei sentimenti che mi sembrava bello illustrare e vivere e scrivere. Bravissimi.